Ciao ragazzi, oggi preparerò i ravioli al radicchio e noci. Seguitemi. Per fare i nostri ravioli serviranno 300 g di semola rimacinata, un cucchiaio di amido di mais e mezzo cucchiaio di curcuma e un cucchiaino di sale. Mettete tutto in una planetaria. E mettete la metà del peso dell'acqua, quindi se ho 300 grammi di semola rimacinata, metterò 150 grammi d'acqua. La curcuma naturalmente l'ho messa sia per dargli un po' di sapore, ma anche per dare un bel colore alla pasta. Ora mettiamo l'acqua nella planetaria. Accendiamo la planetaria e impastiamo. Ecco poi la pasta. È pronta. Ora in una padella mettiamo 2 spicchi d'aglio e un po' d'olio. Facciamo insaporire l'olio. Quando si formano queste bollicine attorno all'aglio, toglietelo dalla padella e mettete il radicchio. Copriamo con un coperchio. Mettiamo le noci, schiacciatele un po'. Così. Girate. Ho messo 7-8 grilli di noci. Facciamolo cuocere ancora un po'. Ora il radicchio si è appassito, mettiamo un coperchio e spegniamo il gas. Ora prepareremo le sfoglie. Ecco, adesso sto facendo i cerchi con un copapasta e poi li chiudo. Così. Ecco, non avendo spazio, mi devo mettere un po'. Eccolo qua. E continuate fino a quando non finite l'impasto è ripieno. Grazie.
Chiudetto al centro e poi a voi i ravioli con il radicchio. Io farò un condimento con olio e salvia e formaggio, che lo metterò fuori, chi se lo vuole mettere lo mette. Belli, no? Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like e cliccate sulla campanella per seguire tutte le mie ricette. Ciao, alla prossima, buon pranzo!